Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati qui su Dark Souls insieme a Nobile che tornerà fra pochissimo. Allora, abbiamo ucciso Girandola e dobbiamo affrontare qui le tombe dei giganti. Per affrontarla vi consiglio di avere questo oggetto qui che si prende dagli stregoni che abbiamo ucciso nelle catacombe. È la lanterna del teschio, va equipaggiata qui nello slot della mano sinistra perché se la mettete nello slot della mano destra vi attacca con quest'arma schifosa. Quindi vi attacca con la lanterna e non fate nessun danno. Andiamo in giro così perché non si vede praticamente nulla. Se avete la magia. Aia. Se avete la magia luce, vi consiglio di utilizzarla in queste zone perché non si vede praticamente nulla qua sotto. E adesso sto cercando di arrivare il prima possibile al primo falò di zona, che si trova qua sotto. Poi evocherò Nobile, che adesso aveva tipo un impegno, e tornerò qui a registrare. Cerchiamo di arrivare subito al falò. Comunque i mostri in questa zona sono questi scheletroni giganti che si vedono anche al buio, però alcuni diciamo non li noterete molto perché l'unica cosa che vedete di questi scheletri sono i loro occhi bianchi inespressivi. Vediamo qua delle anime. Qua ce ne dovrebbero essere due di scheletri. Ok, sì. Uno. E due là. Ok, aia, questo mi ha preso. Ok, lui è caduto, abbiamo avuto fortuna. Questa parte qui è veramente pericolosa perché vi attaccano tutti e due insieme. Allora, mi pare che devo scendere qua sotto. Vediamo un attimo. In tutta questa zona c'è sempre questo arciere che vi spara queste frecce, quindi fate attenzione anche a questo. Praticamente scesi da questa lastra. Invece di andare qua, di seguire questa strada come ho fatto io prima, bastava scendere qua. Peccato che non ho visto le scalette. Comunque. Ora dovete aspettare un attimo che evoco Nobile. Ok ragazzuoli, eccoci qui al falò. Adesso evocherò Nobile. E sapete che comunque è un procedimento lungo e noioso questo qui, quindi non ve lo farò vedere. E diciamo la regola in generale per evocare delle persone, per chiedere aiuto, è questa qui. Praticamente la persona che viene evocata deve essere il 10%, deve rimanere nel 10% dei livelli della persona che vi evoca. Per esempio, io adesso sto a livello 68, no? E Nobile dovrebbe essere a livello 6,8 in più o in meno rispetto al mio livello per essere evocato. Eccolo qua, Nobile che è tornato. Comunque l'ho trovato il falò. Adesso ti evoco. Aspettate un secondo, a frappè. Ok, ragazzuoli, abbiamo evocato Nobile. Un bel urrà ci sta tutto perché E olè. saluto tutti quanti. Ciao! Ma sei una donna? Che Sì, allora hai qualche problema? Le c'è in testa? corna. No, la porroncina di Dusk che potenzia le magie del 20 o 15%, non mi ricordo. Allora, Comunque. aspetta, io ho detto che per girare tranquillamente qua nella tomba dei giganti bisogna avere o la magia luce, oppure, vediamo, la larva del sole in teoria dovrebbe fare luce, però consuma vita, vediamo. No, non consuma vita, quindi sapete questo cappello qua. Che lo potete prendere allo Stisalit, quindi scegliere prima di fare lo Stisalit, prima delle tombe, delle tombe, lo potete prendere lì. Sì, comunque se siete maghi farete meglio a usare la magia luce. O se siete semplicemente dei coglioni come me, andate a giro con un teschio in mano e rischiate per tutto il tragitto. Ok, lo sai che avevo filato, ero andato di qua prima. Mi sa che questa è proprio la scorciatoia per arrivare là sotto. Mi pare di Di sì. Allora, qua c'è no, Patches la iena. non ricordo. Il nostro carissimo Patch la iena.
che era anche presente in Demon's Souls, per chi ci ha giocato. Ora lui ci chiederà se siamo dei chierici. Noi gli rispondiamo di no, in modo che quando torniamo su da questa trappola che ci ha fatto lui, da questo scherzetto, non ci attacca. Giocherellone. Sì, vabbè, ci dice praticamente c'è un tesoro qua sotto, ci invita a sporgersi, a poddi. E quando siamo qua ci dà un bel calcione nel culo. Per essere raffinati. Gentile come sempre. E sta cosa la faceva anche in Demon's Soul. Quindi non è cambiato per nulla. È fantastico perché io dal mio schermo lo vedo tipo un fantasmino. Perché? Perché i tuoi NPC non li vedo, li vedo tipo fantasmi. Io vedo Ah, fantasmi. ok. Io sono Praticamente so, io qua. so, naturalmente sono sopra, mi toccherà cadere miseramente. Farmi anche male. Ok, mentre lui cade, qua trovate, oltre alla lanterna del teschio, magari non ce l'avete, la trovate qua sotto. Trovate delle anime inutili. E qua trovate anche Rea, che vi dirà che praticamente quando è partita per la sua missione. Per la sua missione qua nella tomba dei giganti, è partita con una scorta di due chierici. Questi due chierici sono stati oscurati, sono diventati demoni oscuri. Sono impazziti qua sotto e l'hanno lasciata qua da sola. Sono diventati esseri vuoti, ecco, come si diceva. Noi ammazzeremo questi due chierici e torneremo da Rea. Occhio che usano i miracoli, quello della palla d'urto, non mi ricordo come si chiama. Onda di forza. Onda di forza, esatto. Una volta uccisi tornate da Rea. Mi pare che vi darà il miracolo che c'ha lei. Ecco, il miracolo rigenerazione e tornerà alla chiesa dei non morti e starà lì per un breve periodo. Poi, se non tornate in quella zona subito, per esempio passate due zone, questa la re cioè Rea che sta nella chiesa dei non morti sarà attaccata da Petrus e verrà uccisa, quindi non potrete più comprare i miracoli da lei se... Aspetta, c'erano altre robe di qua. Insomma, se non tornate subito alla chiesa dei non morti e passate due zone, andate in due zone diverse della mappa di Dark Souls, Rea verrà uccisa da Petrus e quindi non sarà più utile. Anche qui sono Sti cosi droppano spuntati titanite. sto pisellone. Capito? Sì. Capito, lo so. Naturalmente dopo l'avvento della DLC hanno fatto degli aggiornamenti della minchia, quindi se volete essere veloci sarete costretti a usare corazze leggere e a subire tanti danni. Quindi tanto, ogni 2 per 3 mi dovrete curare, perché fanno veramente un male abominevole. Oppure se non volete farvi buttare giù dalla iena qua, da Patches, Dalla passate di... patch. No, da Patches. Ora se prende la sinistra. Passate da qua, dove ero passato io prima, e scendete queste scalette qua. A sinistra c'è lo scheletro. Sì, ma dentro questo buco qua che sto illuminando parte il fatto che è un po' pericoloso perché ci sono parecchi scheletri giganti, però trovate un tizzone. Mi pare il tizzone sacro, uno dei tizzoni sacri, insomma il tizzone sacro è quello più potente per fare arrivare armi a più 10, naturalmente ci casco con un pirla. È una zona abbastanza pericolosa perché è stretto e ci sono, se non sbaglio, 8 scheletri giganti, quindi Evitiamo stavolta. come vi muovete, vi pigliano. Se volete entrarci vi consiglio di andarci con delle piromanzie come palla di fuoco del caos o palla gigante,
e vi mettete sul balconcino e cominciate a castarle, andando coglio coglio proprio, e se siete fortunati ne ammazzate 4-5. Ok, qua riparliamo con lui. Oh, well, or did you wrong, but are these temptations, you know what I mean, don't you? You and me, we're jolly, un... Lo perdoniamo, sì o no? Ma certo lo perdoniamo. Oh, brilliant. I had a feeling you'd understand. Vabbè, una volta che l'abbiamo perdonato, lui si sposterà al santuario del legame del fuoco e ci venderà tre umanità, un'umanità gemella e altre, le maschere del padre, della madre e del figlio. Ok, questi mi stanno sul cazzo, sti cosi. L'hai ucciso? Grande. Qua c'era anche un Black Knight da qualche È parte. più in basso. Dopo la nebbia, esatto. Quindi attraversate la nebbia e poi tornate subito indietro perché là c'è un arciere e c'è anche un altro di questi scheletri a quattro zampe. Vabbè, non lo Skype ci vado a pensare io. Se questo se l'era, magari, eh. Dov'è il Dark Knight? Ecco. Ah no, ok, ce n'erano. Ci stanno due scheletri a quattro zampe. E dov'è il Dark Knight? Il Black Knight Dark. viene su da questa salita qua. Infatti, per prima cosa sbarazzarsi dell'arciere perché rompe veramente troppo le Occhio a sti cosi perché mi fanno un attacco che è questo qua che praticamente vi ammazza, pisciotta. palle. In Ok, effetti, Dark Knight. non è come zona, è bastarda perché è buia, ma anche perché ci sono questi mostri qua. Se cioè, non ci fossero questi cani strani, sarebbe abbastanza facile come zona. Infatti mi sono messo un punto di cazzi lì. Via un po' indietro. Aia. Se te levi. Però io Go. ho levato abbastanza. E Ago. fa un bel volo di sotto. Qua che c'era? Un altro falò. No, c'era uno scudo. Però non mi ricordo che scudo era. Credo fosse lo scudo. Scudo dell'effigie, mi pare, se non Sì, sbaglio. esatto. Questo è lo scudo dell'effigie. E il bello è che ci ho giocato qualche giorno fa e ho fatto proprio questo percorso qui, non me lo... Mi perdo sempre e comunque. Ogni volta che ci rigioco. Qua da qualche parte c'è il falò, eh. Sì, è in basso. Qua sotto, però. Ci Se stanno passate qua altri sotto, due. se state attaccate al muro, come sto facendo io, Non vi e lo attaccano. seguite, non rientrate nel loro raggio visivo e non vi cacano di striscio. E qui arrivate sani e salvi al secondo falò. E Che non posso accedere. no, ci sono io a toccare il cazzo. Ora, i mostri di questa zona sono abbastanza suscettibili al fuoco, quindi se siete dei piromanti non dovreste avere particolari problemi a superarla. Per esempio, i cagnoloni con la palla di fuoco che cosa migliorata, se non vanno giù per il danno in sé per sé della palla, muoiono per il danno della lava, quindi non ci sono particolari problemi, sono abbastanza. Non hanno particolare resistenza, via. Fanno solo male quando prendono. Ah, una cosa che mi hanno chiesto è che se questo percorso che stiamo facendo noi è obbligatorio, dopo che abbiamo passato Norlond. Sì, perché se Cioè, volete. devi andare per forza qua nella tomba dei giganti o puoi No, passare anche... ovviamente puoi prendere uno dei quattro percorsi a scelta tra gli archivi del Duca e le rovine di Petit Londo qui e Lost Isali. Però io, secondo me, questo, per quanto riguarda i mostri, dico è la zona più facile. Che i mostri fanno schifo, cioè non hanno particolari resistenze che ci metti 2000 anni a tirarli giù o fanno soltanto male se ti prendono, però attacchi abbastanza prevedibili e schivabili, quindi evitabili, cioè non Beh, comunque è sono consigliabile pericolosi. venire qua prima delle altre zone. Sì. Comunque, ci siamo fermati qua per un motivo. Qua sotto, se scivolate, troverete, non scivoliamo perché mi pare che tocca morire per tornare su.
Se scivolate qua in basso ci sarà l'anello dell'emblema del serpente d'argento. Serpente d'argento, sì, che aumenta del 20% le anime raccolte. Cioè, non dovete morire per forza. Tipo, vicino all'anello c'è una specie di, come dire, trampolino, tra virgolette, che se siete abbastanza bravi con la tempistica e saltate nel momento giusto, atterrate vicino nella zona vicino al secondo falò. Quando Però sei andato anche? bisogna essere bravi con la tempistica. E occhio che quando prendete quell'anello lì verrete attaccati da quelle colonne di scheletri d'ossa. Vi faranno un agguato. Ma dov'è che toccava andare? Perché mi perdo sempre, te Ah. giuro. Ecco, un altro motivo, Ah, ok, qua un'altra sotto. cosa per non perdersi è seguire sempre le lucette blu. Voi seguite le lucette blu e non vi perdete. Ah, una cosa, ragazzi. Quando avete attivato questo falò qua e dovete raggiungere il boss di zona che è Nito, e qua sotto vi conviene farla tutta a corsa perché ci saranno più di un cane scheletro qua sotto da qualche parte. Se siete da soli ve lo fate, la fate tutta di corsa perché tanto sono lenti e non vi riescono a prendere. Vi fate tutta questa strada qua che stiamo facendo noi. Ma voi la potete Così, fare anche guardate. camminando tranquillamente, cioè non vi considerano proprio. Se passate attaccato al muro e seguite le lucette, non vi considerano. Poi una volta entrati dentro il buco siete al sicuro. Esatto. Adesso qua non servirà più il cappello con la luce. Veramente qui ci stanno i hip. Però più avanti serve, mi sa. Cioè No? no, è abbastanza illuminata prima della più avanti là, non so. Aspetta un secondo, mi rimetto quello che c'avevo. Intanto qui potete Verremo scorgere invasi da Tizio e Caio. il panorama del lago di Cenere, del lago di Cenere. Qua non ci invade. Esatto. Eccolo lì. Leroy. Leroy! Qua c'è una lucertola che è scappata. Come entrate qua dentro c'è una lucertola delle titaniti, la uccidete. E adesso ammazziamo sto tizio. Questo lo vedi bene, no? Sì. Consiglio, entrate sempre dentro, immediatamente dentro Ok. la galleria, perché questo stronzo c'ha la concessione, che è una delle armi più potenti se avete puntato tutto su Fede. Quando prende fa male in primis, e in secondis vi tira facilmente di sotto dal burrone, quindi meglio avere le spalle coperte. Aspetta, gliela faccio vedere. Eccola qua. Serve 50 di forza, quindi ovviamente non la posso impugnare. Ok, siamo quasi arrivati al boss. Questa zona mi sta sul cazzo, te lo dico. Lo dico sottovoce, mi stai sul campo. Ma che te c'hai, l'anodaci? No, io ce l'ho Unchi Katana, ho un mitica catanina. Unchi Katana. Ehi, questo che fa gli scherzi. Siamo sfortunati perché non mi hanno droppato neanche una cosa. No, Cristo di Dio! Sei caduto? Comunque, vabbè, Nobile ci ha lasciato. Per dell'ora, attenti lì perché quel bastardo mi tira i calci, infatti mi ha dato un calcio in bocca. Allora, qua, quando passate qua, verrete circondati da sti scheletri fatti a torre. Poi là davanti ce ne starà un altro, però se gli correte davanti quello scende giù e vi lascia la strada libera. Qua ve lo dovete fare tutto a corsa. Quando entrate in questa caverna non c'è più motivo. Quello lì non ci passa perché è troppo alto e quindi state tranquilli. Adesso qua sotto mi sa che Nito l'ammazzo da solo a sto punto. Sì, non ti conviene tornare a invocare Quando siamo qua, anche questa zona va fatta tutta di corsa perché ci sono sti girandola mini boss. Che qua sono dei mob normali che vi lanciano le magie. sono sti yo-yo che rompono le palle. Che so? Yo-yo, gli unici randolini sono degli yo-yo. Sono degli yo-yo. Li uccidete. Occhio anche agli scheletrini che escono dall'acqua perché sono infiniti.
Pernito finalmente dovete andare qua, rompere qui. E io vi consiglio, almeno per quando l'ho ucciso io, può darsi che ci muoio stavolta, mettere all'inizio una lama incantata. Una, com'era l'incantamento, quello bianco? Com'è che si chiamava? Puro? Divino, un'arma divina. Divino, esatto. Che io già c'avevo. Pure potete anche mettere una lancia del cavaliere d'argento, va bene, sì, uguale. Proprio quella dovevo mettere, eccola. Metto questa perché oltre a Nito, nella zona qui in basso ci saranno anche degli scheletri come quelli che abbiamo incontrato nelle catacombe. E quelli là sapete che respawnano. Se non li ammazzate con un'arma divina, quelli là continuano a rinascere. Quindi all'inizio usate quella, fate fuori quei 3-4 scheletrini e poi magari cambiate arma, ne mettete una più potente e ci andate con quella. Comunque restate sempre nella zona dove atterrate, non andate mai oltre la roccia, quella, le rocce, perché c'è tipo una specie di roccione nel mezzo, non superatelo perché dall'altra parte ci sono degli scheletri giganti. Esatto. Quindi restate sempre nella zona dove cadete. Vediamo il filmato di Nito e concludiamo questo episodio. Tanto Nito non è così pericoloso, dovete stare attenti all'attacco che fa a distanza. Praticamente lui fa un urlo di una donna isterica e quando l'ha fatto praticamente vi uscirà una specie di lama rossa da sottoterra dove vi trovate, e quella mi pare che vi prende al 100%, se non sbaglio. No? Se siete bravi con il tempismo, sì, è schivabile. Ok. Se no, basta che cominciate a correre come dei forsennati in cerchio, seguendo delle traiettorie inumane, le schivate. Adesso arrivano gli scheletri, noi li facciamo fuori perché tanto ci hanno veramente fastidio. E questa qua era la lama che esce dal terreno. Poi un altro attacco a cui dovete stare attenti è l'attacco che è tipo un AOE, quindi un attacco ad area. Ora ci attaccherà di nuovo. Okay. Praticamente lui fa un attacco, si carica e poi lancia una nube. C'è un altro scheletro, dannazione, un po' ammazzato a te. E questo qua. Questo è Nito, ragazzi. Non so se l'avevate notato. Poi vabbè, fa un sacco di attacchi corpo a corpo, niente di che. E il bello che lui uccide anche gli scheletrini se stanno lì accanto. Ecco, questo è l'attacco che fa caricandosi. E vi leva un sacco di vita se non parate. E quelli sono gli scheletri che però non ci andiamo. Gli scheletri quelli giganti. Ora io devo ammazzare per forza sto scheletrino perché mi sta dai nervi, te giuro. Ora questo si ricarica di nuovo. Io non so cosa fare, mi sta accendendo il cannone. Eh sì, è evitabile la spadata, quella che dà lui da sotto il terreno. Hai ragione. Io ho sempre ragione. Ora ci sto mettendo un po' di più perché voglio ammazzare prima lo scheletrino lì sotto e dà fastidio, rompe le palle. E me lo ammazza sempre lui con le spadate che dà. Eccolo. Ok. Una volta ucciso rimettiamo al volo la lancia, l'hanno Daki. Diciamo che Nito non è un avversario così temibile. Basta che state attenti all'ondata che fa lui e ammazzare tutti gli scheletri che lo circondano. Ecco l'ondata.
Questa me la sono presa perché sennò mi sarei troppo avvicinato agli scheletri giganti là sotto. Ah, una cosa, certe volte farete caso che non lo colpisco perché va colpito proprio sulle ossa che c'ha lui. Se lo colpite sul mantello non gli fate un cazzo. Tenetelo sempre qua sotto, dove siete caduti prima. Ok, quasi morto. E Nido ci ha... No, non è morto ancora. Ok, e Nido ci saluta. Che deficiente. Quello scheletrone, quello che prima mi ha ucciso, che mi ha dato un calcio, ha fatto un salto e gli è finito di sotto. Idiota. Vi dropperà l'anima di Lord e un'umanità più delle anime. 60.000. Ok, questo qua ragazzi era il boss della tomba dei giganti, niente di che come avete visto. La parte più difficile diciamo che era raggiungerlo, poi ucciderlo, ammazzarlo era abbastanza facile. Accendiamo il falò. Ci teletrasportiamo e abbiamo concluso la zona delle catacombe e della tomba dei giganti, quindi sono mega contento. Torniamo al santuario del legame del fuoco. E vediamo se c'è Patch, la iena. Io non so sicuro se si chiama Patch o Patches. Non ricordo. Sa Patches. Dilemmi della vita, proprio. Uno dei misteri di Fatima era come si chiamasse. La iena. Lo chiameremo la iena. Ok, qua c'è anche... Questo è il cavaliere di Katarina o è la figlia? Boh, vabbè, lo vedremo dopo. E Pacias dov'è che si metteva? Fuori dalla cora sud di chiesa che sta lì. Infatti sono arrivato da Nito. Dove, scusa? Da quella specie di chiesa diroccata. È sulla strada per andare dentro le catacombe. Ah, ok. Ah, ok, eccolo qua, l'ho trovato. Oh, we meet again. You've come. I'm done. And there you are. E ci venderà la sua robaccia. Che diciamo è utile. A parte per il gesto. Per questo qua. Le maschere. Padre della madre e del figlio. Più l'armatura del chierico. Che magari, che ne so, vi piace essere vestiti così da ciccioni. Andate in giro con questa. Com'è l'armatura del chierico? Dici sì che è forte, ma a me non fa né caldo né freddo. Poi venderà alcuni miracoli e basta. L'umanità ne venderà solamente ne vende 25, quindi no, 25 c'ho quelle che so io che c'ho io in possesso. Ne vende mi pare 3. Quindi se vi servono al volo venite qua da lui. Ok ragazzuoli, questo qua era l'episodio di Dark Souls riferito alla tomba dei giganti. Come ho detto, non è difficile tanto il boss di per sé, ma è difficile arrivarci al boss perché è una zona abbastanza noiosa. E soprattutto da soli, se lo fate per la prima volta, e arrivate in quella zona per la prima volta, è un pochino incasinato. Però alla fine la passate e il boss è una sciocchezza, come avete visto. E detto questo, vi saluto al prossimo episodio. Ciao ciao!